Ciao amici, sono Marchio Picci. E da qualche giorno sono Marchio punto F. A partire da Punci Punci. Ehi, sono Marchio Picci. L'avete sentita anche voi? Su voci.fm radio sento le voci con Marco Picchi. Buona settimana a tutti, bentrovati amici ascoltatori di voci.fm radio. Sono Marco Picchio, torno in onda perché è lunedì chiaramente, dopo il weekend che è stato tutto di Patrizia Simonetti che ha condotto Sento le voci weekend, eccomi in Sento le voci quotidiano, quello che va in onda tra le 12 e le 13 e in replica il pomeriggio dalle 18 alle 19. Oh, che faremo oggi? Che Marco Picchio, qual è il menù del giorno? Vabbè, insomma, si parlerà molto di vediamo un po' di radio, sicuramente di doppiaggio, una bellissima iniziativa che riguarda il mondo del doppiaggio, e poi due chiacchiere sull'Eurovision, dobbiamo pure farle, anche perché insomma hanno vinto i Maneskin e ha vinto l'Italia, ecco. Sento le voci su voci.fm radio. Sento le voci su voci.fm radio, sento le voci dei Maneskin o Moneskin, come li chiamano un po' tutti quanti ultimamente, chissà qual è poi la pronuncia giusta. Vabbè, io li chiamo Maneskin perché mi piace così, e sono stato contento di questa vittoria, ho seguito tutta la finale, devo dire. C'è da dire che hanno vinto facile, perché il livello, secondo me, molto personale, questa cosa che dico, il livello delle canzoni era piuttosto nel medio basso, non c'era niente di esaltante, ma loro sono stati veramente molto bravi, quindi complimenti a Damiano e company, che tra le altre cose hanno festeggiato alla grande, a lui si è aperta anche la patta dei pantaloni, sarà stata l'euforia, e poi è venuta fuori questa polemica con questi cugini francesi che sembrano buoni ma non sono buoni in realtà, perché la tipa che ha cantato quella canzone che è Dupalle, insomma, no, ecco, che voleva vincere e non ha vinto, in realtà poi dopo i francesi hanno detto ma guardate che Damiano De Maneskin, passando lì proprio davanti al pubblico, ha tirato la cocaina. Cioè, ti pare che questo è così scemo da fare una cosa del genere? Comunque, la dichiarazione di Damiano è questa, l'ha rilasciata proprio appena arrivato in aeroporto in Italia: sono pronto a sottopormi al test e lo farò domani mattina, quindi sarà oggi magari. Ci sarà un foglio che dirà così chi ha ragione e chi ha torto, e se ha deciso di farsi un test si vede che lui ha la coscienza pulita, ma noi ne siamo convinti. Sento la voce podcast con Marco Picchia. Che bella questa iniziativa di cui vi parlo adesso, che riguarda il mondo del doppiaggio, doppiaggio e autismo, parliamo di queste due cose insieme. Affrontare l'autismo e i disturbi del neurosviluppo a partire non da un deficit ma dalle potenzialità inespresse, per svilupparle e potenziarle, per fornire un'alternativa concreta di lavoro ai giovani. A tale proposito nasce YouTube, questo progetto del centro Tice di Piacenza, per creare e sviluppare la prima agenzia di doppiaggio per contenuti video di YouTube, gestita da adolescenti e giovani adulti con disturbi del neurosviluppo. Nello specifico, YouTube, che ha ottenuto il finanziamento della Fondazione di Piacenza e Vigevano, si propone di formare adolescenti con disturbi del neurosviluppo che presentano buone capacità linguistiche ma gravi difficoltà relazionali, a doppiare contenuti video di YouTubers internazionali adatti per ragazzi della scuola media. I video, una volta tradotti e doppiati, verranno caricati su un canale YouTube dedicato. I contenuti saranno quindi accessibili a tutti, in particolare a bambini e ragazzi della scuola media e ai loro genitori. La progettualità intende integrare il bisogno di adolescenti e giovani adulti di trovare un'occupazione con la necessità educativa di promuovere l'utilizzo consapevole e sicuro di YouTube tra ragazzi delle scuole medie. Sento le voci podcast con Marco Picchia. Sento le voci.
Su voci.fm radio sento le voci con Marco Picchio. Continua sento le voci e come sempre a questo punto della trasmissione diamo un'occhiatina, allunghiamo l'occhio verso il nostro magazine che sapete perfettamente è già di suo ricchissimo di interviste speciali di tutto, ma ogni giorno si arricchisce con qualcosa di nuovo. E allora oggi ci trovate per cominciare la settimana un bel video incontro di Patrizia Simonetti con il doppiatore e attore Francesco Pannofino, che tra le altre cose, tutto questo è avvenuto nel corso della conferenza stampa del film Ostaggi, di cui è coprotagonista, ma tra le altre cose poi dopo Francesco Pannofino dice la sua anche sulla controversa app Deep Dub, di cui si parla tantissimo, abbiamo parlato anche noi qualche giorno fa. Insomma, intervista molto interessante che trovate, ripeto, sul nostro magazine oggi e che è anche il podcast del giorno di voci.fm radio. Sono Marchio appunto. Su voci.fm radio sento le voci con Marco Picchi. Ed eccoci a parlare di voci dal mondo della radio, ma della radio di confine intendo di confine con l'Italia, perché ci sono delle radio che magari seguivamo già quando eravamo piccoli che non erano in Italia ma che arrivavano col loro segnale qua, tipo per esempio Radio Capodistria, che era comunque ascoltabile quando ero ragazzino su tutta la costa adriatica, arrivava anche fino all'Umbria, in alcune zone si riceveva discretamente. Radio Techete presenta proprio oggi, 24 maggio alle 16, l'ultima puntata di Radio di Confine, un radiodocumentario di Andrea Borgnino che vuole raccontare il mondo delle radio di frontiera e come le emittenti radiofoniche con le loro voci e i loro suoni possano essere un potente strumento di coesione là dove le frontiere invece segnalano questa linea di demarcazione, quindi dividono, no? La puntata di oggi sarà dedicata a Radio Capodistria, emittente che trasmette dalla Slovenia in italiano e che da sempre rappresenta una delle voci radiofoniche più importanti sul confine orientale. Sarà possibile ripercorrere i suoni dei programmi storici di Radio Capodistria e anche gli appelli, pensate, trasmessi dall'emittente durante la guerra dei 10 giorni nel 1991 per l'indipendenza della Slovenia. Le voci di Antonio Rocco, che è vice direttore generale della Radio Slovena per i programmi italiani, e di Aliosa Kuravic, caporedattore responsabile dell'emittente, permetteranno agli ascoltatori di fare un viaggio nella storia e nel futuro di Radio Capodistria. Quindi l'appuntamento è per oggi, ore 16, su Radio Techete. Su voci.fm radio sento le voci con Marco Picchio. Eccoci qua che chiudiamo anche la prima puntata della settimana di Sento le voci su voci.fm radio. Marco Picchio vi ringrazia per esserci stati come sempre. Vi ricorda che sono di nuovo in replica dalle 18, se volete, se avete perso la puntata, vi manca qualche cosa, alle 6 di oggi pomeriggio qui su voci.fm radio, oppure potete comunque trovare tutti i contenuti podcast di questa radio a questo indirizzo radio.voci.fm, quindi riascoltare anche le trasmissioni e quello che abbiamo detto, che abbiamo raccontato appunto nel corso del programma. Ci sentiamo domani a mezzogiorno, ciao. Su voci.fm radio sento le voci con Marco Picchio.